Ciao ciao a tutti, in questo video vi farò vedere tutte le mie skin di Fortnite. Allora, questo video è stata un'idea del mio ragazzo perché non sapevo bene cosa fare, quindi ho detto mi dai un'idea e mi ha dato questa bella idea. E vabbè, adesso lo saluto. Ciao. E comunque, allora, vi faccio vedere un po' tutte le mie skin. Comunque, se sentite che ho questa voce, diciamo nasale, perché ho un po' di febbre, un po' di raffreddore e ho preso un po' di influenza, ma non fa niente, comunque ci divertiremo un sacco. Allora, questa è la prima skin, cioè parto da prima quelle rare e poi da quelle epiche e poi quelle leggendarie. Comunque questa è rara e si chiama Prodigio ed eccola qua. Beh, qua c'è una calcolatrice dietro, non so bene il perché, però vabbè, simpatica. E comunque qua ci stanno tutte le mie skin. Allora, questa è la seconda skin, chiamata Intuizione, e anche se è rara comunque mi piace molto. Questi colori blu e grigi stanno bene insieme. E vabbè, comunque è molto bella, sì. Allora, questo è Trog e comunque è uno Yeti. E vabbè, è molto simpatica come skin. E comunque questo qua, diciamo che questo pinguino dentro al ghiaccio l'ho messo io dietro la schiena perché ci sta bene. E puoi anche toglierla. E comunque sì, è molto molto simpatico. E poi puoi modificare lo stile. E ecco qua, diciamo pitturato, non so come spiegare. E comunque lo voglio salvare così, ecco qua. E comunque la skin di prima, Trog, è epico. Cioè è epica comunque. Questa qua invece sembra tipo Babbo Natale muscoloso. E comunque sì, ha come zaino questa arma impacchettata perché è tipo Babbo Natale. E vabbè, è comunque molto simpatico come skin. E questa skin si chiama Sergente Bruma, non mi ricordavo il nome. E vabbè, sì, e comunque poi è un po' più basso di statura, sembra quasi. E questa è una skin epica. Mi sono dimenticata di dirvi che il sergente può anche cambiare stile. Infatti può diventare da Babbo Natale. È Babbo Natale, Babbo Natale. E sì, fa un po' ridere così, però mi piace questa skin. Eppure anche, diciamo, non è un cavallo ma è un lama. E sì, la testa di lama. E lo voglio salvare così, ecco. Allora, questo è il famoso saccheggiatore felice. E vabbè, diciamo l'uomo di marzapane. E questo mi piace troppo, anche se diciamo è epico, però vabbè, comunque è bellissimo e mi piace troppo. E ha questa faccia arrabbiata con questo omino dietro, una specie di figlio arrabbiato, non so. E comunque fa molto ridere, cioè ridere non proprio, è simpatico più che altro. E poi puoi anche modificare lo stile, può avere un bel sorriso anche se così non mi va, mi piace di più così. Oppure può essere bruciacchiato ed è bello bruciacchiato. Oppure può essere un omino bruciacchiato felice, però mi piace molto così. Poi c'è questa skin chiamata Polvere e diciamo è un po' buggata dal fatto che il naso esce fuori, non so se lo... ecco, però vabbè, fa niente, non lo nota nessuno. E dietro ho messo questo bellissimo cagnolino ghiaccio, perché nella season 7 c'è la neve ghiaccio, e ho messo questo cane che può anche cambiare stile. E vabbè, ho scelto il cane di ghiaccio che diciamo non è proprio che va benissimo con questa skin, ma ho deciso di metterla dietro la sua schiena. E vabbè, sì, questa skin mi piace molto ed è epica. E poi può anche cambiare stile. Questo stile qua pure mi piace, anche se poi non c'entra più niente con questo cane
blu celeste, però fa niente. E vabbè, comunque lo salvo così. E mi sono dimenticata di dirvi che la skin di marzapane è epica. Allora, questa skin invece è sempre epica e si chiama percussore sommitale. E comunque, eccola qui. È un tizio col cappuccio. Cappuccetto arancione in pratica, vabbè, scherzo. E ha questa specie di zaino qua dietro. E vabbè, comunque questa skin non è male, mi piace anche tanto. E non può cambiare stile, però. Questa skin invece è cappuccetto rosso e bianco, vabbè, scherzo. Comunque si chiama Lasso e è sempre epica. E eccola qua, con tutti i suoi soldi qua dietro rubati. E comunque, sì, questa qua comunque mi piace, diciamo. Non è uno dei miei preferiti, ma è carino. Allora, questa skin qua è chiamata Difesa Possente ed è, diciamo, un football tizio che è americano. E comunque questa skin qua può cambiare pure stile. E vabbè, qua ci sono le varie, questa è delle varie, vabbè, ce ne stanno tante. Questa è, diciamo, bella, vabbè, nel senso, io vado a colori, non di squadre, perché mi piacciono certi colori di più, non cambio. Pure questa è bella. Ecco qua, questa è la skin cobalto e, diciamo, fa un po' impressione con questi occhi incredibili. E eccola qui, sembra tipo un robot maligno, non so. E niente, comunque, diciamo che mi piace. Sì, è simpatica, diciamo, anche se è molto maligna. E niente, ecco qua cobalto. Ecco qui la skin calza maglia. Questa è troppo carina e è epica. Qua c'è il cricetino che sta troppo bene con questa, cioè va troppo bene con questa skin. Cioè, in realtà è una femmina, cioè un criceto femmina, cioè non è un maschio, insomma. Ed è troppo carino, guardate. E vabbè, la calza maglia si chiama questa skin e mi piace troppo. E dovrebbe avere il pigiama tipo degli hamburger. E mi piace troppo con questi occhini azzurri. E poi può modificare stile, ma purtroppo devo avanzare di livello, purtroppo. E comunque, ecco qua, anche così è un amore, mi piace troppo, forse anche di più, non lo so, però per ora mi tengo questo. Allora, poi ci sta la gente ribelle. Questa è bella ed è epica. Mi piace questa qua e sì, è molto bella. Allora, ragazzi, finalmente siamo passati alle skin leggendarie. E vabbè, comunque, ecco qua. Si chiama Lenith. No, Lenith, Zenith. E comunque, sì, è molto bella. Con questo cane dietro, ho messo il cane perché ci sta troppo bene. Forse anche fatto apposta questa skin, non lo so. E comunque è molto bella, però così non è un granché. Se modifichi lo stile, già così è meglio. Poi così, poi tipo qua, può diventare oro o blu. Oppure anche così. Oppure anche così. Però io metterei così, perché sta in tinta col cane blu. Quindi sì. Poi c'è lei, Valchiara, e mi piace troppo, troppissimo. Sempre leggendaria, ovviamente. E vabbè, non ve lo ripeto più che leggendaria, intanto ormai si è già passato a leggendaria. E comunque è molto bella, ha le ali, anche se mentre giochi si notano molto, quindi ogni tanto le tocco. Però comunque con questi occhi blu, tipo smog negli occhi blu, comunque è bello. E mi piace, cioè è bella questa skin, mi piace molto, una delle mie preferite, però non può modificare lo stile. Ed ecco qui, siamo finalmente arrivati al re dei ghiacci.
E vabbè, questa ovviamente è uno dei proprio miei preferiti, ovviamente, perché è proprio troppo. E sì, e qua poi diciamo le cose che ha dietro qua si muovono mentre vabbè, ti sposti. E mi piace troppo in generale, pure come sta in questa posizione, vabbè, insomma, è troppo. Poi c'è questo stile qua. Questo stile qua, che è diciamo argentato, ups. E vabbè, comunque poi ci sta anche questo qua che ovviamente è il mio preferito. Però non ho ancora, cioè sono troppo indietro con i livelli e quindi non ce l'ho ancora. Basta aspettare un po' e potrò avere questo, potrò averlo di questo colore. Adesso lo salvo così. Poi anche questo, modifichiamo lo stile. Così, perfetto. Ecco qui, Ranger dell'amore congelato. È molto bella questa skin e vabbè, diciamo è di ghiaccio, sembrerebbe. Ed è anche un po' luminoso, cioè è luminosa con queste cose qua girandole sul corpo e comunque mi piace molto. Questa la indossavo sempre a San Valentino e vabbè, mi piace tantissimo, anche se non può modificare lo stile, è troppo bello. Ecco qui la skin Oblio leggendaria. Ed è bellissima, mi piace troppo, è tutta nera. E vabbè, è un robot. E ecco qui, una delle mie preferite. Anche se non può modificare lo stile, ma è proprio una dei top, bellissima. Allora, questa skin si chiama Lynx e mi piace troppo. Anche se, vabbè, così è bella, anche se è un po' troppo tatuata, però comunque è una specie di donna vestita da gatta. Poi se modifichi lo stile è sempre più bella. Per esempio, allora così è indossata di rosso, così di blu. Poi c'è anche il nero, solo che devo aspettare perché ci vuole troppo tempo, sono troppo indietro di quei livelli. Però comunque poi così cambia e diventa mezzo robot gatto. E invece così è già una gatta ed è troppo bella. Così cambiano pure i colori dal rosso, viola e blu. Poi così è rossa. Cambiano meno i colori però. E così è blu. E poi nero. E così invece ha la coda se vai avanti, se vado avanti di livello. Se vado avanti di livello, avrò la gatta nera con la coda. E non vedo l'ora, però così. Ecco qua. Ragazzi, questa è una delle mie preferite. Leader della squadra delle delle coccole, ecco qua. Troppo bella. Perché, cioè, guardate, è troppo carina. Anche se all'inizio dicevo, ma che cos'è un horror con questo graffio, gli occhi così, però in realtà se ci pensi è molto carino, cioè è carina questa skin. E poi ha questo fiocchetto nero, tipo verniciato nero lucido. E poi con questo cuore spezzato, anche se questo l'ho usato molto a San Valentino quando l'ho presa a San Valentino e all'inizio usavo questa. Ma poi quando ho preso questa usavo solo questa e mi piace troppo. Però non può modificare lo stile, però vabbè, fa niente, bellissimo. Questa è la pilla, è sempre leggendaria e comunque sì, questa è molto carina e anche se ha le sopracciglia blu, avrebbero dovuto fare le sopracciglia bionde, ma dettagli. Comunque ha la corona perché è la principessa, diciamo una principessa sì. E poi niente, ha questo bel vestitino e il mantello si muove quando ti muovi pure tu a destra e a sinistra e mi piace. E sì, questa skin mi piace molto, sì, è molto carina poi, pure femminile e sì, però anche se non può modificare lo stile è particolare. Allora, questa skin si chiama Frostbite ed è troppo bella, davvero, è una delle mie preferite. E sì, mi piace troppo. E vabbè, comunque è tipo un militare che deve andare nel bel mezzo della bufera di neve. E mi piace troppo, sì. Anche se non può modificare lo stile come al solito. DJ Bop, una delle mie preferite, anzi, forse la mia preferita,
troppo bella. Guardate questo bellissimo lama cucciolino con tutte queste luci. Anche se, cioè, anche se quando si nasconde nei cespugli ti trovano subito con tutte queste luci, ma che se ne frega, cioè che se ne frega, comunque è bellissima questa skin. E sì, è una delle mie preferite. Questo lama tutto peloso, carino, bellino, anche se non modifica lo stile, è troppo, troppo, troppo bello. Bella, troppo. Siamo arrivati finalmente al corvo di ghiaccio, cioè al corvo congelato più che altro. E comunque è bellissimo, troppo, e mi piace tantissimo. E ovviamente questa è proprio, diciamo, la mia preferita. È troppo bella con questi occhi marini e mi piace troppissimo, anche se non modifica lo stile, mi piace tantissimo. Allora, questa pure è bellissima. E vabbè ragazzi, comunque quando vi dico che c'è una delle mie preferite, diciamo che mi piacciono tutte quante tantissimo, e altre invece di meno, per quello vi specifico quali sono, diciamo, quelle più che mi piacciono. E comunque questa è sempre troppo bella. All'inizio, appena l'ho vista, ho detto no vabbè, è troppo bella questa skin. E esiste anche quella rossa come corvo di ghiaccio, che esiste anche quella viola, cioè quello viola di corvo. E comunque sì, è molto bella come skin, mi piace molto, anche se vabbè, non modifica lo stile. Ragazzi, adesso posso definirla la mia preferita perché è troppo bella. Comunque mi sono dimenticata di dirvi che questa skin si chiama Cavaliere Rosso Congelato. Cosa rosso? Wow, è proprio rosso, proprio wow, hanno proprio centrato. Vabbè, fa niente. Comunque sì, questo era rosso, però adesso è congelato. E vabbè, comunque questa qua poi ci sta di skin, che è proprio la mia preferita, non mento. E mi piace troppo con questi occhioni cattivi, anche se è quasi horror, ma è troppo bella. Con questo ragno, se vedete, si muovono le zampe tra virgolette. E vabbè, tutta ragnatelosa, è tipo per Halloween, mi piace troppo. Sembra proprio la skin Spider Girl, però un po' più maligna. E sì, mi piace tantissimo, anzi è la mia preferita, e questa è l'ultima skin. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, e se vi è piaciuto commentate, ditemi se volete altri video di Fortnite, o anche io che gioco con il mio ragazzo a Fortnite. E se vi è piaciuto questo video mettete anche tanti like e iscrivetevi al mio canale se volete. Allora ragazzi, adesso incominciamo con i saluti, però vi volevo dire che se volete essere salutati, per favore non mi scrivete su Instagram o su TikTok, però cercate di iscrivermi su YouTube, così, perché sennò è un po' complicato per me trovare tutte le richieste di essere salutati, e è più facile se me lo chiedete su YouTube. Allora incominciamo. Ciao Anna, ciao Sofia, ciao le meme de Phil, ciao Nunzia, ciao la ragazza che ama i cani, ciao Carola 07, ciao Nico 06, ciao Amanda, ciao Asia, ciao Chiara, ciao Rosa, ciao Alessia Guagenti, ciao Morena, ciao Benedetta, ciao Cristina, ciao Vale, ciao Lidia, ciao Ugo, ciao Elena, ciao Sofi, ciao Jennifer, ciao Maria, ciao Arfa, ciao Giulia, ciao Giovanna, ciao Smile to Life, ciao Marco, ciao Anna e infine ciao Gloria. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, e alla prossima. Ciao ragazzi!